L'idea messa su con Paolo De Santo per il nuovo programma delle iniziative dell'Edicola Rara era quella di sostanzialmente riproporre ancora degli interventi site specific all'interno della cella che con l'Edicola affaccia in uno dei vicoli più tradizionali della vecchia Terlizzi, ma era anche come voler riproporre una sorta di momento di incontro periodico all'interno del calendario di un intero anno scolastico con gli studenti e anche quindi il rapporto tra ciò che è la didattica, un nuovo modo di immaginare la didattica e il rapporto con artisti italiani, ma soprattutto di una generazione nuova, almeno di una generazione apparsa sulle scene espositive negli anni 80 e 90. Quali sono stati i primi risultati? Indubbiamente sono soddisfacenti e per la relazione che gli studenti hanno saputo così tessere con gli artisti, ma soprattutto la resa proprio di una domanda ogni qualvolta gli artisti l'hanno posta, che è quella di immaginare all'interno di uno spazio che noi abbiamo così definito come una cella entro la quale si svolge l'esperienza dell'artista, o meglio, è progettata l'esperienza dell'artista, e poi la sua possibile relazione attraverso il vetro con lo spazio esterno. Una lingua di fuoco affiora dal pietrame del calpestio e allunga la sua forma sulla parete dell'edicola, spandendo all'interno riflessi rossi color del rame. Il fuoco divampa dal piano e come le passioni invade lo spazio della memoria dell'artista e nostra, scandendo un tempo interiore che è proprio dell'anima. Le passioni divampano bruciando i luoghi, gli eventi, le figure conservate sulle pareti dei ricordi, trasformandoli in stati emotivi, in pulsioni che reggono l'incedere della vita. L'opera che Luigi Vollaro propone all'interno della trecentesca edicola, il cui arco gotico si sporge sullo stretto vicolo nel cuore della Terlizzi sveva, conserva integra la lingua, che è proprio della scultura, con la passione che accende da oltre 50 anni l'esperienza dell'artista. Conserva cioè la forma delle mani che piegano con artificio il metallo, svuota l'interno della forma per dar senso al sottile foglio di rame, ora leggero corpo di un tempo autentico che è della coscienza. Infine, intraprende il dialogo con il luogo che l'accoglie, velando le pareti con le tinte che dal bruno vanno al rosato, al rossastro. Tutto ciò è per sottolineare la ferma volontà di rinnovare un processo che ha radici profondissime nella storia dell'uomo, dare forma e corpo ad un pensiero pronto a rigenerare il desiderio di circoscrivere e far sì che lo spazio rinnovi la sua identità. Circoscrivere, quindi, per includere e al tempo stesso escludere rispetto ad un limite. In ultimo, lascia alla luce della scenografia di consegnare sulla parete di fondo l'ombra della forma. È così che la simultaneità consente alla scultura di farsi corpo del reale, conservando l'impalpabile immagine che attraversa la nostra immaginazione.